Benvenuti alle ultime notizie sportive di oggi. Il calciomercato della Juventus continua ad essere uno degli argomenti più dibattuti dai tifosi anche in questa fase della stagione. Il 2022 calcistico è ormai agli sgoccioli, almeno per quanto riguarda il calcio italiano. Ultimo match in arrivo per la Juventus, che dovrà vedersela con la Lazio. Poi arriverà la sosta per i mondiali che si giocheranno in Qatar, con alcuni bianconeri che rimarranno a guardare e altri invece che saranno protagonisti in questo torneo che per la prima volta non si gioca in estate. Questa lunga sosta senz'altro servirà alla dirigenza per fare delle valutazioni e iniziare a pensare al futuro, a quelle che potrebbero essere le mosse da effettuare nel corso del 2023. A gennaio oppure nel corso della prossima estate, quando ci saranno dei nuovi innesti da effettuare. Calciomercato Juventus, c'è anche Pedrazza come alternativa a sinistra. Una delle priorità del prossimo calciomercato della Juventus sarà rappresentata dalla ricerca di un nuovo laterale mancino. Perché Alex Sandro si avvia alla scadenza naturale del suo contratto e la Juventus ha bisogno di un erede. Sono davvero tanti i nomi che sono circolati nel corso degli ultimi mesi, da Jordi Alba a Ben Sebaini passando per il giovane Parisi dell'Empoli. Alla lista si potrebbe aggiungere anche un altro nome. La Gazzetta dello Sport infatti spiega come tra i possibili obiettivi della Juve per la fascia sinistra ci sia anche Alfonso Pedrazza, giocatore del Villarreal. A 26 anni, ormai maturo per grandi palcoscenici e potrebbe essere una soluzione ideale anche a livello di costi. Attenzione però alla concorrenza, perché a quanto pare sull'esterno ci sarebbe anche l'Inter, anch'essa a caccia di rinforzi a sinistra. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.